Nella prima partita del girone di ritorno, l'Alto Sannio batte il Monte Sarchio per 2-0. I primi minuti di gioco vedono la formazione caudina molto aggressiva, con pressing alto sui portatori di palla. Nella prima mezz'ora del primo tempo, il Monte Sarchio domina l'incontro, con l'Alto Sannio che non effettua nessun tiro in porta. All'undicesimo, al primo affondo, i caudini rischiano di andare in vantaggio con un colpo di testa di Borriello, miracolosamente parato da Della Porta. Al ventesimo, invece, un tiro dal limite di Orengo va di poco sopra la traversa. Ma la partita si sblocca al 35esimo. L'Alto Sannio va in vantaggio con De Maria, che sull'uscita del portiere avversario mette in rete con un delizioso pallonetto. Dopo il gol e forte dell'espulsione di Pisaniello per doppia ammonizione, l'Alto Sannio prende fiducia e guadagna metri. Nel primo quarto d'ora della ripresa, i caudini continuano ad attaccare, anche se con delle manovre poco efficaci. Ma è l'Alto Sannio ad andare più vicino al raddoppio, prima con Petriella e poi con Guglia. La partita si anima nel finale ed il raddoppio finalmente arriva al 40esimo con Varchione, che da calcio d'angolo insacca di testa. Vediamo ora l'intervista realizzata al presidente dell'Alto Sannio, Gianvincenzo Petriella, nell'intervallo tra primo e secondo tempo. Siamo sul campo comunale di Circello dove si sta disputando l'incontro Alto Sannio-Monte Sarchio. E qui al mio fianco abbiamo il presidente dell'Alto Sannio, Gianvincenzo Petriella. Presidente, come sta procedendo questo campionato? Allora, il campionato sta procedendo molto bene per la nostra compagine, in quanto siamo nel reparto alto della classifica e puntando sui giovani locali, senza puntare su grandi cifre di spese, stiamo avendo degli ottimi risultati, come diciamo, la classifica evidenzia. Ecco, l'Alto Sannio partecipa anche al campionato Juniores. Questa è una soddisfazione per voi? Sicuramente abbiamo deciso quest'anno come prima volta di fare anche il campionato Juniores perché c'erano molti giovani che stanno uscendo dalla scuola calcio, perché noi abbiamo anche la scuola calcio e stiamo avendo delle ottime soddisfazioni in quanto ragazzi alla prima esperienza e si stanno comportando molto bene, stiamo avendo dei risultati soddisfacenti rispetto ad altre compagini organizzate. Come noi, come prima volta, stiamo avendo, come ho detto, dei buoni risultati. Allora, oggi Alto Sannio-Monte Sarchio, alla fine del primo tempo il Circello è in vantaggio 1-0. Qual è il suo pronostico? Si manterrà questo risultato o ci sarà un ulteriore impegno da parte del Circello, qualche altro gol? Qual è la sua previsione? La speranza è che vada avanti così, anche se la partita è iniziata con un po' di difficoltà da parte nostra, visto le numerose assenze che teniamo anche dei giocatori importanti. E attualmente, alla fine del primo tempo, il risultato ci sta premiando e speriamo di portare a termine questa vittoria, come abbiamo fatto del resto qua sempre in casa. Abbiamo avuto sempre dei risultati positivi. Ok, ringraziamo il presidente Gianvincenzo Petriella e facciamo un in bocca al lupo all'Alto Sannio, non solo per la partita di oggi, ma anche per il proseguo del campionato. Crepi.